Cosa ci dice la pratica clinica sull'utilizzo delle nuove terapie ormonali prima della chemioterapia nei pazienti con tumore alla prostata avanzato resistente alla castrazione? Lo abbiamo chiesto al dottor Giuseppe Procopio, responsabile dell'oncologia medica genitourinaria dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, qui a Roma in occasione del congresso IOM. Allora, dottore, qui oggi lei ha riportato i dati di pratica clinica sull'utilizzo delle nuove terapie ormonali, in particolare abiraterone, in pazienti con tumore della prostata resistente alla castrazione in fase metastatica. Che cosa ci dicono questi dati? Abiraterone in particolare, ma anche enzalutamide, sono due opzioni di trattamento molto valide nella malattia prostatica resistente alla castrazione metastatica. Sono due opportunità validate attraverso studi randomizzati e validate anche in esperienze di mondo reale. Mondo reale vuol dire una popolazione ampia, non selezionata. Oggi abbiamo discusso in particolare di come, aumentando l'esposizione al trattamento, grazie all'efficacia della terapia, il che vuol dire abiraterone funziona per lungo periodo di tempo, questo poteva porre la riflessione se avrebbe potuto tradursi in un aumento di tossicità. La risposta è no, perché esperienze real life ci dicono che anche aumentando l'esposizione al trattamento, parliamo di superiore a 18 mesi, anche in presenza di fattori di rischio per eventi cardiovascolari, il trattamento con abiraterone mantiene inalterato il suo profilo di tollerabilità, il che vuol dire no eventi avversi inattesi, no aumento di incidenza o di severità degli eventi avversi conosciuti, maneggevoli e ampiamente gestibili. Quindi un profilo di tollerabilità a 360 gradi in una popolazione eterogenea, quella da mondo reale, da pratica clinica quotidiana. Quindi qual è il messaggio per il medico? Il messaggio è che abbiamo a disposizione un'opzione di trattamento fattibile su un'ampia popolazione con queste caratteristiche, un trattamento che non si associa a eventi avversi rilevanti, un trattamento che si accompagna a un beneficio anche in termini di qualità di vita per il paziente, che è in grado di migliorare l'attesa di vita del paziente oncologico, e questo costituisce una grande risorsa per i pazienti e per i clinici che affrontano questo tipo di patologia.